Clear Cold Beyond della zona artica è come il vostro vicino che da anni incessantemente vi caga sullo zerbino. Cosa c'entra tutto questo con la zona artica? Scopriamolo insieme dopo la sigla. Amici di Metal.it, fratelli di Metal, bentornati sul canale YouTube di Metal.it, bentornati sul canale YouTube della Gloria che vi sta facendo divertire, ci sta facendo divertire tantissimo nelle ultime settimane, anche grazie alle tier list di Sbranf, ma per non cedergli completamente il trono, lo scettro del potere qui del canale YouTube di Metal.it, ho deciso di affiancarmi a lui nella recensione del nuovo album dei Sonata Artica, Clear Cold Beyond. È uscito in vero da qualche tempo, perché era inizio marzo, l'8 marzo se non erro, per Atomic Fire Records, che adesso è stata assorbita da Ringing Phoenix Music, che a sua volta era stata la Atomic Fire, una costola uscita dalla vecchia Nuclear Blast, insomma un po' un macello di etichette. Comunque diciamo che il processo di Sonata Artica presso l'Atomic Fire prosegue con questo 11° album, che era annunciato come un ritorno ai fasti power metal dei primi due album. Pensate un po', e sapete un po' anche tutta la storia che mi lega e ci lega da anni a Sonata Artica, ma prima di parlarne voglio rubarvi solamente 10 secondi per ricordarvi quanto è importante per noi che vi iscriviate al canale di Metal.it, che mettiate un pollicione in su se vi è piaciuto questo video, di condividerlo con tutti i vostri amici, e ovviamente ringraziamento particolare a tutti i nostri abbonati, sia di livello Iron Maiden sia di livello Amaranth. Se volete, a costo di un caffè, 2-3 al mese, non di più, fatelo anche voi e ci date una mano a portarvi sempre più contenuti qui sul canale YouTube di Metal.it. Come dicevo, il buon Tony Cacco, e ci mettiamo pure il buon Tommy Portimo, che insomma anche lui fin dall'inizio alla batteria è con i Sonata Artica, insomma da lontano, Ecliptica del 1999, un album per me strepitoso, irraggiungibile e irraggiunto da non solo da Sonata Artica ma tante formazioni power metal di quel periodo e anche odierne. Ritorneranno al power metal, ritorneranno alla velocità di quei due album dopo una sequela di dischi a dir poco orridi, imbarazzanti, vergognosi, come vi ricorderete la storica recensione del Brutto Bello di Pariah's Child, che vi linko qui. Qualcuno ancora a tutt'oggi pensa che io sia stato sincero in quel video, che non fossi stato ironico in quel video. Poi la porcheria di Ecliptica Revisited, che è una cosa veramente vergognosa. Ancora un disco molto brutto, come si chiama quello di mezzo? The Nine Tower, veramente una cosa pessima, fino forse al disco, uno dei dischi più brutti che abbia mai ascoltato in vita mia, ovvero Talvio del 2019. Poi le due Acoustic Adventures, volume 1 e volume 2, le ho ascoltate proprio così al volo, non mi hanno detto assolutamente niente, sono scappato fortissimamente, ma forse quelle due, quei due album acustici hanno ridato, almeno così viene detto nella biografia, a Tony Cacco la voglia di resettarsi, diciamo così, di tornare a qualcosa di più intenso, di più veloce. Mi levo l'orologio perché ogni volta che appoggio il braccio fa casino, e voilà, Casio Data Bank, anche questo potete immaginare quanto io sia nostalgico dei tempi che furono, i vecchi tempi sono i bei tempi. Ma dicevo, questi due album probabilmente, così c'è scritto, hanno dato a Tony Cacco la voglia di tornare a fare qualcosa di più intenso, di più veloce, di più attaccato alle loro radici, e quindi di riscoprire il sound di due album, come detto, meravigliosi, come specialmente Ecliptica del 99 e Silence del 2001. Ed è stato effettivamente così? Beh, devo dire che per una volta hanno detto la verità. Ovvero, Tony Cacco è riuscito veramente a riportare Sonata Artica a quelle sonorità. Disco che peraltro dura una cinquantina di minuti, quindi anche la durata è piuttosto ok. Non ho ascoltato le due bonus track che allungano il brodo di una decina di minuti, ma devo dire che questi 10 brani per una cinquantina di minuti di durata rispecchiano per buona parte le intenzioni del buon Tony Cacco. Ma c'è qualcosa che non va. I brani partono subito sparati. Per i Sonata Artica avevo fatto un'eccezione al mio non voler ascoltare più nulla, non voler ascoltare più singoli, ovvero First in Line l'avevo già sentita, che fra l'altro è la opener del disco, poiché, se sono sincero, dei Sonata Artica
Anzi, per Isolata Artica non nutro più un grande interesse a voler essere molto gentili con questa band, e quindi mi ero comunque ascoltato l'opener First in Line, che effettivamente rappresenta un brano power metal, doppia cassa, sparato, come ce ne sono diversi in questo disco, che tuttavia mi aveva lasciato poco, ma niente direi, entusiasta, perché l'ho trovata una canzone piuttosto banalotta, fin troppo semplice, scontata e soprattutto priva di linee vocali particolarmente interessanti. La mancanza di una certa ispirazione è qualcosa di veramente pesante in questo disco. Non si può a comando riaccendere la luce e ritornare a fare quello che si faceva 25 anni fa. Vuoi perché nel frattempo i Isolata Artica hanno suonato tutt'altro genere di musica, contaminato con mille cose, mille sperimentazioni, mille stravaganze, mille stramberie, sia perché ovviamente Tony Kakko e soci non hanno più 25 anni, ma ce ne hanno 55, insomma, o giù di lì, e quindi ovviamente non si può tornare alla freschezza compositiva di un tempo. D'altra parte devo dire che uno degli enormi problemi di questo album, e io non mi capacito ancora di questo, è la produzione, la scelta dei suoni, in particolare la tastiera di quel tamarrone di Klingenberg che si chiama Henrik, che da ormai tantissimi anni, se non erro, entrò nel quarto album Reckon in Night, nel terzo Winterhearts c'era ospite Jens Johansson, mentre dal quarto album è entrato lui come membro a tuttora, insomma, stabilmente presente nella lineup. Trovo che abbia dei suoni veramente veramente brutti, batteria sparata in faccia, così come la tastiera, chitarra dietrissimo, il suono della tastiera brutto, ma brutto proprio, per un risultato iperplasticoso, privo di potenza, privo di spessore, che sinceramente dà un mostro della produzione come Mikko Karmila, a cui appunto è stato affidato questo album, sinceramente non mi aspetterei, quindi per quello dico probabilmente la cosa è voluta, deve essere voluta, perché da uno che ha prodotto, mixato gli Stratovarius, gli Ergai, gli Amorphis, ditemeli voi tutti i gruppi di cui si è occupato Mikko Karmila, gli Avantasia, veramente di tutto e di più, una carriera infinita, i Masterplan, i Nostradamus, se ci vogliamo mettere anche le cose più piccole, ma che comunque suonano molto 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 bene, insomma, fino a parlare ovviamente proprio di Ecliptic e Silence, insomma, un membro scusate, giro la recensione con la febbre e il mal di gola, come si potrà anche intuire dalla mia voce, insomma, da un guru della console come Mikko Karmila mi sarei aspettato qualcosa di diverso. Ma evidentemente, così come detto nella video recensione di Paradise Child, del brutto bello, ci deve essere qualcosa di evidentemente voluto, se anche dei musicisti bravi al tempo, come lo sono tuttora, come Isolata Artica, decidono scientemente di pubblicare un disco in quel genere, in quel modo, vuol dire che proprio non è che non si rendono conto, è che proprio lo vogliono loro, e quindi il brutto diventò il nuovo bello. Forse la produzione di questo nuovo album di Isolata Artica, Clear Call Beyond, diventerà un nuovo standard del suono di harpsichord, clavicembalo, tastiere, tutto quello che ci mette insieme il buon Henrik Klingenberg, ma il problema poi rimane su tutto il resto. Detto questo, il disco, torniamo all'apertura della recensione, è probabilmente uno dei migliori album di Isolata Artica degli ultimi anni, e adesso sparo anche la bomba. Non dico che questo disco sia più bello di Winter's Guide e Reckon in Night, ma senza dubbio, dopo Ecliptica e Silence, è quello che io sceglierei da ascoltare nella totale discografia dei Isolata Artica. Certamente questo perché rispecchia più la mia visione di Isolata Artica, la mia visione di power metal, è quello che effettivamente più si avvicina all'inizio di carriera di Isolata Artica, seppure, come detto, l'ispirazione manchi un bel po', e devo dire l'ispirazione secondo me si sente che manca proprio nei brani che Tony Kakko aveva detto di voler riproporre nuovamente dopo tanto tempo, quindi proprio First in Line, California, che secondo me è uno dei brani più scialbi del disco, però è stato anche realizzato un video, quindi è uno dei brani su cui loro evidentemente puntano di più, così come Angel Defiled, che forse è quella che si salva un po' di più, una delle meno peggio, e Cure for Everything,
che anch'essa forse è quella che si salva un po' di più e chiude le quattro elicotterate sparate a bomba di Sonata Artica. Ci sono altri brani un po' più oscuri, tra cui un paio di ballad, le ultime, fra l'altro, ecco, la scelta di accorpare insieme in nona e decima posizione The Best Things e A Tidal Track e Clear Call Beyond, proprio attaccate insieme, non credo che sia proprio il top della soluzione. Devo dire, la prima un po' moscina, la title track un po' più interessante. Ci sono anche dei brani un po' più oscuri, un po' più mid-tempos, come Shamat, Dark Empath o A Monster Only You Can See, che forse invece, devo dire, sono quelle che mi hanno incuriosito un po' di più. Devo dire, sono dei mid-tempos ben riusciti. Non c'è la famosa doppia cassa, non è il brano sparato, ma coronata da 2000, non ci sono nemmeno, devo dire, orchestrazioni, contaminazioni vari. Classico heavy metal, mid-tempos di power metal di metà anni 90, inizio 2000, devo dire, gradevoli, ma nulla più. Tutto il disco è pervaso dall'inizio alla fine di brevi momenti in cui è possibile, diciamo, richiamare alla mente quella vecchia genialità dei Sonata Artica degli inizi, dei primordi, però poi tutto, ahimè, viene annacquato da linee vocali non eccellenti, chorus poco trascinanti, una pressoché totale assenza di assoli significativi, memorabili, un minimo di gusto, un minimo di qualcosa che ti lascia dentro. Devo dire, la parte solista di questo disco è veramente messa, relegata dietro, come un po' tutta la chitarra, devo dire, in generale è stata affiancata. Va bene che non c'è più Limatainen, ma insomma si poteva fare qualcosa di meglio, oltre al discorso della produzione. E insomma, siamo qui a giudicare un album che, ripeto, per me è senza dubbio il migliore dai tempi di Silence. Non ci piove proprio, a mio avviso. I Sonata Artica si sono tenuti su territori a me non graditi, ma comunque, diciamo, apprezzabili, oltre ai già citati Winter's Guide e Record in Night, anche sui successivi Unia e The Days of Grace, già con Stone's Grower Name, proprio secondo me erano già belli che inabissati. Poi da Paradise Child è veramente venuto il disastro più... Ma rimane il fatto che questo Clear Call Beyond, al netto di tutti i suoi enormi problemi, rimane il disco che io ascolterò, se mai vorrò ascoltare Sonata Artica, di più al di là di Ecliptica e Silence. E qui viene il discorso dello zerbino. Questa è una cosa sufficiente secondo voi? E siccome fin dai tempi di, appunto, Paradise Child, confrontandomi con il buon Francesco Bucci, che da sempre mio mentore durante le nostre chiacchierate via WhatsApp o ICQ dei tempi, appunto, dei primordi, ci siamo trovati a confrontarsi proprio su questo Clear Call Beyond, e lui vado a citarvi in maniera testuale quello che mi ha scritto oggi, ovvero: sicuramente è migliore di tutto quello che hanno fatto dal terzo in poi, ma se io ti cago sullo zerbino di casa ogni volta e per una volta ci faccio solamente la pipì, tu mi fai i complimenti? Ecco, devo dire che questo riassume alla grande la valenza di Clear Call Beyond, un disco che, sì, dopo che veramente gli Sonata Artica ci hanno offerto il peggio di loro per tantissimi anni ormai, veramente si parla di quasi 20 anni di porcate, vogliamo dire 15, diciamo 15 anni di porcate, e se per una volta ti fanno un disco che non è una porcata, ma ahimè non è nemmeno sta gran gemma, forse ci accontentiamo. Vi accontentate voi? Io no, non del tutto. Andatevi a leggere la recensione testuale del nostro Sbranf, non me la spoilerò, ma io non sono riuscito ad arrivare alla sufficienza per questo disco, che la sfiora. Alla fine, dai, gli do un 5,5 di stima e di incoraggiamento. La volontà c'è stata, poi quanto voluta o quanto forzata, questo davvero non ne ho idea. Insomma, resta il fatto di un disco a cui assegno una votazione di 5,5, che sicuramente potrà fare la gioia, come ho letto su commenti entusiasti in calce ai video su YouTube: finalmente siete tornati, finalmente i mostri, gli eroi del power metal sono di nuovo tra di noi. Il che mi fa pensare che allora i commenti, e anche a loro volta entusiastici sotto i video di Talvio, di Paradise Child, a quel punto cos'erano? Erano inventati, perché insomma si tratta di tutt'altra tipologia di proposta e di musica. Ma tant'è, questo è il mio parere su Clear Call Beyond. Mi piacerebbe tanto conoscere il vostro,
Sono Stato Troppo Cattivo, in generale con Sonata Artica, che comunque continuano a riscuotere un gran bel successo in Europa, anche in Italia devo dire, con, a fronte dei loro dischi più da me criticati. Chissà se questo smuoverà ancora di più il pubblico, visto che ci sono due date tra l'altro in arrivo dopo l'estate dei Sonata Artica proprio in Italia. Vedremo quale sarà il responso del pubblico. Tra l'altro so che i Sonata Artica hanno iniziato a riproporre nelle loro scalette brani vecchi, dimenticati da anni ormai. Sono anche curioso da sentire se mai andrò a questi concerti Tony Cacco dal vivo, come se la caverà, visto che li ho osservati e ad ascoltati ai tempi di quei tour, e quindi già lì faceva abbastanza fatica. Chissà se nel frattempo la sua voce è migliorata a livello di impostazione di studio e quindi riesce a reggere meglio quei concerti, oppure mi ricordo che dopo Black File e poco altro la sua voce era praticamente quasi KO del tutto, doveva abbassare di un bel po' tutto il resto dei brani, oppure no, lo scopriremo solo vivendo. Così scoprirò solo vivendo se a voi Clear Call Beyond, undicesimo disco di Sonata Artica, è piaciuto. Fatemelo sapere qui nei commenti. Vi ringrazio per essere stati qui con noi in questa recensione devo dire un po' problematica dal punto di vista vocale, anche per me che non sono Tony Cacco, ma siamo della stessa leva se non erro. Ci risentiamo presto con i prossimi video di Metal.it qui sul canale della Gloria. Non mancate, spuntate la campanellina, mighty campanellina, per essere sempre notificati su tutti i nostri video. Ci vediamo alla prossima. Stay Metal, grazie, un saluto, ciao!